Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. La gente è disgustosa. Di quello che vuoi, sai che è così. Le persone si uccidono e si feriscono tra di loro ogni giorno. E nessuno piange per loro. Il più delle volte la gente reagisce alla morte allo stesso modo in cui reagisce guardando le previsioni del tempo. Infatti, fin tanto che non è una candida bambina o qualcuno che conosce a morire, non provi quasi nulla, a parte un vago senso di disappunto verso la gente in generale, quando apprendi la morte di qualcuno. Io cambierò tutto questo. Farò in modo che vi importi e salverò il mondo. Dovrò fare una lista. Non sarà facile scegliere i peccati e i condannati che moriranno. Devo fare degli esempi restando imparziale per tutti quelli che hanno peccato o fallito. Infatti anche io dovrò farvi odiare per fare in modo di aiutare la gente, per salvarla. Il pedofilo verrà ucciso. Prima che muoia, gli insegnerò il modo in cui un adulto deve comportarsi. Come i bambini devono essere trattati per crescere fino a diventare entità complete. Quando rinascerà, avrà imparato la lezione e farà grandi cose, diventando un leader. Sarà un uomo completamente nuovo. Lo stupratore verrà ucciso. Prima che muoia, gli mostrerò l'amore. Così capirà che c'è gente a cui importa degli altri. Imparerà la lezione in questa vita, così che la prossima possa essere piena di amore. Sarà un bravo uomo di famiglia e nessuno saprà mai delle sue precedenti attitudini. L'adultero verrà ucciso. Prima che muoia, gli mostrerò come sua moglie piange per lui. Imparerà il vero impatto delle sue azioni sulla famiglia. Quando tornerà, sarà un uomo devoto. Non guarderà nessuna donna con lussuria negli occhi, perché saprà che sua moglie lo ama. Il bugiardo morirà. Prima che muoia, gli mostrerò la verità. Gli insegnerò che solo la verità è accettabile. Infatti, i bugiardi possono solo fare del male alle persone a cui vogliono bene. E chi ferisce un'entità amica deve essere punito. Nella sua nuova vita capirà come la verità possa salvare le proprie relazioni e mantenere l'amore vivo. L'apatico. L'apatico sarà ucciso. Ma non disperate. Prima che muoia gli insegnerò come provare le emozioni. Capirà che solo un po' di amore si potrà salvare la prossima volta. Sono sicuro che guarderà il notiziario notturno, non pensi? Vede tutte quelle persone uccise e non piange. Avrebbe potuto salvarle se avesse insegnato loro una lezione. Ma sei troppo pigro per dedicarti a cose di cui non ti importa. Tu avresti potuto salvare tutte queste persone. Ma prima della fine della notte lo capirai. Non preoccuparti, rinascerai. Ma guarda a me come un maestro. Prendi nota. Nella prossima vita imparerai a chiudere la porta.